Salve a tutti, con questo piccolo video intendo spiegare come si può creare una videolezione con YouTube e quindi avere una grandissima forza didattica grazie al web. Sono Francesco Fusillo e come vediamo quando le cose si mettono male, quando uno non capisce granché, è una buona idea creare una videolezione perché così si può in differita spiegare. Per poterlo fare con YouTube si sceglie carica video dopo avere una posizione su Gmail e basta scegliere la prima opzione di YouTube, quindi registra una cosa. Dopo aver usato una telecamerina, come in questo caso, ecco, voi in questo disegno si vede com'è impostato il sistema, c'è una telecamerina appoggiata su una bajour e incollata sulla testa di una bajour. Ecco, questa è la telecamerina che stiamo usando, 10 euro presa dai cinesi e questa è la bajour che stiamo usando, una bajour vecchia da buttare con la telecamerina attaccata qui sopra. Quindi, tutta l'impegno per questa video lezione per YouTube è fatta con una spesa, come vedete, irrisoria. Allora, serve 1. Delimitare, ecco, dico un pochino le cose che servono. Beh, serve Gmail, perché con Gmail si ha l'opportunità di avere una posizione su YouTube. Serve una ADSL abbastanza veloce dal punto di vista tecnico, perché noi stiamo registrando in questo momento in streaming. Serve una telecamerina, serve una abajur. Oppure una piccola struttura che permetta, ecco, di tenere la telecamerina a una certa distanza e semplicemente qui abbiamo un foglio sul quale io scrivo qualsiasi cosa, matematica, può essere uno schema, può essere una spiegazione, può essere chimica, può essere un processo di programmazione, può essere qualsiasi cosa che io vado a commentare scegliendomi il colore più adatto, più opportuno per poter essere molto chiaro e andare a casa. Ok, abbiamo detto le cose che servono. E serve anche qualcosa da dire. Ecco, non è una sciocchezza, qualcosa da dire perché questa video lezione, ad esempio, io l'ho già preparata 3-4 volte, quindi bisogna fare delle prove per avere le dimensioni, i tempi. Con i ragazzi si prepara. Si prepara il testo, si prepara uno schema, si prepara una traccia, una mappa, qualcosa da dire in modo ordinato, perché non può essere uno spettacolo, ma deve essere una cosa abbastanza veloce. Quindi, se si prepara qualcosa di matematica, bisogna che le cose da dire siano precise. No? Allora, quante sono le unità? 5 unità, 4 unità, 9 unità, quante sono decine? Una, totale 19, perché sono una decina e 9 unità, ad esempio se voglio spiegare l'addizione con le colonne. Ci vuole un luogo silenzioso, e nelle scuole non ci sono, ma insomma bisogna trovarlo. Un luogo silenzioso. Ecco, quindi, ma può essere anche la cattedra se i ragazzi fanno silenzio. Quindi con delle cose così semplici si possono ottenere dei risultati didattici fortissimi e posso spiegare, come dicevo prima, la matematica, programmazione, informatica, chimica, quello che voglio, semplicemente scrivendo e realizzando così una tavoletta grafica a bassissimo costo. Quindi io direi che ho quasi finito questa piccola videolezione e quasi sempre si riesce ad ottenere un buon risultato. Salman Khan ce l'ha dimostrato con la sua Khan Academy e far diventare il nostro bellissimo lavoro di insegnanti
un lavoro che non si chiude sulla lavagna e si cancella e si butta via ogni volta, ma si può disseminare, si può dare ai ragazzini malati o assenti o che non erano assenti con la testa nel momento che si lavorava in dispiegazione, un servizio. Può essere un elemento per i ragazzini stessi, per essere protagonisti di spiegazioni fatte agli altri. E se qualcuno vuole capire di cosa parlo, vada sul mio sito e sentirà e vedrà i ragazzini che fanno video lezioni per se stessi e per gli altri. Jimdo.com, perché non c'è altro di forte come una video spiegazione. Diventeranno protagonisti, diventerete protagonisti voi e avrete uno strumento in più in mano per il nostro mestiere. Francesco Fusillo, vi ringrazio di avermi ascoltato e video lezione per YouTube.